Grazie Presidente, siccome è la prima volta che intervengo, anche io mi volevo insomma congratulare con lei e darle in bocca al lupo, perché a volte insomma quest'Aula non è proprio il massimo della istituzionalità, quindi per quanto mi riguarda insomma mi impegno a svolgere il mio ruolo nella maniera più corretta possibile, anche per facilitarle il compito. Quindi siccome sono in dichiarazione di voto non mi dilungherò e vorrei restare nel merito della delibera, anche se vorrei rispondere diciamo a chi, non frequentando molto quest'Aula, poi coglie l'occasione per recuperare le puntate precedenti, magari facendosi un video. Però restando nel merito della delibera, quindi vedo che la discussione a volte porta anche a dei consiglieri che entrano in aula con la propensione a volerla votare favorevolmente e poi a cambiare la loro posizione in corsa, quindi vuol dire che la discussione comunque è utile perché aggiunge argomenti che magari qualcuno leggendosi la delibera non aveva diciamo affrontato, tra cui voglio sottolineare proprio il tema dei parcheggi che era stato sottolineato negli interventi, a cui giustamente l'assessore, che è stato sempre presente, ricordo che questa delibera è firmata sia dall'assessore all'urbanistica ma anche ovviamente dall'assessore Cafarotti al commercio, avevano già sottolineato e ci sono ritornate. Io da un punto di vista politico lo voglio rimarcare in qualità insomma di presidente della commissione urbanistica, anche come esponente però del Movimento 5 Stelle, che per noi è fondamentale, stando rimarcare questo, cioè che in quel luogo, essendo al centro della capitale, per carità servita da una linea metropolitana, ricordo anche che sono stati rimessi in funzione i pulmini elettrici che adesso tutti possiamo vedere girare per il centro e passare proprio davanti all'ex cinema Metropolitan, non c'è per noi alcuna necessità di prevedere parcheggi di standard in quell'area, e quindi si è ritenuto opportuno giustamente monetizzare quello che è previsto per i parcheggi e recuperare questi fondi per poterli spendere appunto nel recupero dei due cinema Airone e Apollo, come è stato detto negli interventi precedenti. La delibera ha fatto tutto il processo che era previsto, magari c'è stata un'attesa più lunga, ma ripeto, non è il primo caso, perché di delibere di urbanistica ne abbiamo tante e attendono anche parecchi mesi, perché come sappiamo il percorso e le cose da verificare sono tante, quindi io ringrazio anche gli assessorati che ci hanno lavorato molto, gli uffici, il segretariato e tutti quelli che hanno fatto sì di arrivare in aula con una delibera che ha i pareri favorevoli, e quindi ritengo che sia un atto legittimo, altrimenti qualcuno avrebbe impedito che questo atto arrivasse in aula, e dichiaro quindi che il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questa delibera. Grazie.